Ciao a tutti ragazzi, bentornati sulla carriera di FM Rivelamenti con l'Empoli. Oggi andiamo avanti, scusate per la pausa, sono stato assente qualche giorno su FM, ma adesso continuiamo. Ci eravamo lasciati praticamente alla prima di campionato, dove avevamo stravinto il derby 4-0 con il Livorno, con i gol di Romagnoli, Lamantia, Frattesi e Mancuso, quindi 4 gol al Livorno nel derby. E adesso proseguiamo alla seconda giornata contro il Trapani in trasferta fuori casa. Dovrebbe essere una partita facile sulla carta. Il nostro capocannoniere è Lamantia con 3 gol, e poi siamo qualificati anche al turno successivo di Coppa Italia. Abbiamo battuto il Potenza 4-1 e lo Spezia 3-1. Adesso andiamo alla seconda giornata di campionato contro il Trapani. Vediamo qua, allora, Pinna al debutto, Frattesi per grazia, elogiamolo che non fa mai male. Ok. Ah, ok, la conferenza dopo partita. Ok, grande vittoria, sicuramente giocatori di fondamentale importanza, perfetto. Questa roba, rosa per il momento sta rendendo abbastanza bene. Vediamo di proseguire appunto con questo trend positivo. Il nostro Sarri Junior è entusiasta della vittoria. Chissà se riuscirà ad essere all'altezza del buon vecchio Sarri, del buon vecchio Maurizio Sarri. Vedremo in questa carriera con l'Empoli. Ok, ha risolto abbonamenti, 4.610 abbonati, perfetto. Prossimo il Trapani, che dovrebbe essere una partita abbastanza semplice, però non si sa mai, ragazzi. Formazione consigliata no, perché la voglio inserire io. Ok, quindi ci danno favoriti a 2.25 contro 2.75 del Trapani. Trapani, che la prima partita è andato a pareggiare 1-1 con il Cittadella, perfetto. Ok, Piscopo in prestito alla Carrarese. Vediamo, allora, conferenza pre-partita. Mi spiace, non voglio parlare di mercato, oggi non è il caso. Henderson che possa fare la differenza. Balcovic è molto adatta al nostro tipo di gioco. Castore è una squadra di esperienza. Ora, sono all'insidio di una gara del genere, bisogna prepararsi ad ogni evenienza e non sarà facile. Cioè, no, non pensa a quel genere di cose che non ci interessano. Noi dobbiamo vincere e basta la partita. Ok. Affidiamo all'allenatore in seconda il raduno pre-gara ed andiamo. Qui scartiamo, scartiamo, tanto il mercato è bloccato, quindi non possiamo fare niente. Frattesi ha vinto il premio miglior giocatore under 19 della settimana. Ci congratuliamo con Frattesi, grande prospetto. Frattesi, peccato che non è nostro. Ok, quindi allora, partita della seconda giornata di Serie B, martedì 27 agosto. In infrasettimana si gioca Ascoli Pisa, Benevento, Pordenone, Chievo Verona, Spezia Cremonese, Cosenza, Crotone Pescara, Juve Stabia Perugia, Livorno Frosinone, Salernitana Cittadella, Trapani Empoli e Venezia Virtus Entella. Quindi, ok, stadio provinciale di Erice, arbitra Serra per il Trapani indisponibili, Grillo e Koulibaly per noi tutti disponibili. E vediamo, abbiamo 3 punti dopo la gara vinta con il Livorno, un gol per Evacuo del Trapani e uno per Lamantia, ed andiamo per
alla formazione. Allora, vediamo un attimo. Io direi di confermare questi giocatori, quasi quasi di mettere Gazzola a posto di Pinna. E il restante di confermarlo con Frattesi, Henderson e Bairami, Mancuso, Tutino e Lamantia. Certo, c'è anche Fiammozzi che è rientrato, però non è al meglio, lo mettiamo al posto di Pinna. E ok, andiamo a confermare, andiamo ad iniziare con i Trapani Empoli, ragazzi. Dai, dai, voglio una vittoria. Allora, stato con già 10, alle 20:30 Trapani Empoli. Trapani si schiera con Trapani Secchi in porta, difesa Ben Down, Stander, Pirvello, un ex in prestito, e Del Prete. Luperini, oggi è Moscato e Bergamini, Dall'Unotto, soprattutto le spalle di Pettinari, Liettolino, Brignoli, Pappo, Romagnoli, Maietta, Gazzola, Frattesi, Henderson, Bairami, Cusino, Mancuso e Cusino, Mattia, in attacco. Distribuzione a destra, perfetto. Andiamo a modificare. Andiamo a giocarci Trapani Empoli. Ah, volevo settare un attimo una cosa, azioni importanti. Oh. E quindi Trapani Empoli. Sesto minuto, non c'è niente, andiamo ad incoraggiare. Partita che sulla carta dovrebbe essere semplice, ma sappiamo che FM certe volte non c'è niente di scontato. 18esimo, niente. E dai, un minuto un po', però. Niente, 32, 33, 34, siamo anche sul positivo, però strano, non sta un po' di grinta, ragazzi, forza, attenzione, punizione, vai, primo al 40esimo, ottimo, in porta al 40esimo, attenzione, punizione, però per il Trapani, Trapani, del 3, per noi a zero, e allora non mi ha fatto nulla la vostra partita, dai, andiamo avanti, e tutto. Vai Rami, Henderson, lancio nel vuoto in fondo di questo. Questo episodio, ragazzi, giocheremo penso tre partite, quasi quasi sicuramente. Ammonito Luferini con il piede del Trapani. Ragazzi, dai, allora io metterei Stulaz al posto di Henderson e andrei a mettere Ciciretti al posto di Mancuso, dai, e domandiamo nel quarto possibile, dai,
non si può pareggiare questa partita. Attenzione, il Trapani oggi il colpo di testa, fa rinvio Brignoli lungo, ci si vede in un'altra sostituzione, quindi faccio potrei fare uscire Bairami e inserisco Bandinelli, diciamo un buon tiro alla distanza concentrato, mi dà attenzione di messa per il non mi ha fatto tutta la vostra sensazione, assolutamente, ragazzi, questa era da vincere. Vediamo quindi i risultati. Allora, Ascoli batte Pisa 4-2, Benevento, Pordenone 1-1, Chievo, Verona, Spezia 1-1, Cremonese, Cosenza 2-2, Crotone, Pescara 1-0, Juve, Staga, Perugia 0-0, Livorno, Frosinone 2-3, Salernitana, Cittadella 3-2, Trapani, Empoli 0-0 e Venezia, Virtus, Entella 0-1, quindi dopo due giornate abbiamo Ascoli, Crotone, Frosinone, Salernitana 4 punti, 4 per Empoli e Benevento, 3 punti per Entella, Pescara, Venezia, Cremonese e Venezia, 2 punti per Cremonese, Trapani, 1 punto per Chievo, Spezia, Juve, Staga, Perugia, Cittadella, Cosenza e Pordenone, 0 punti per il Livorno che ne ha perse 2. Abbiamo gettato sì, al vento una vittoria effettivamente. La prossima partita abbiamo la Salernitana tra 3 giorni in casa al Castellani. Miglior prestazione quella di Henderson, peggiore di Tutino con 6-3. Punte poco incisive però con il Trapani, ragazzi, dobbiamo fare meglio, eh. Ok. Si è fatto male Niccolò Ricchi, mi dispiace per lui, ma Salernitana che è terza in classifica. Sei giocatori in nazionale, tanto parecchi li abbiamo in prestito, quindi non ci interessa.
dai una puntata alla promozione diretta e qui senza passare da playoff che sono rischiose, allungano la stagione, però non, come avete visto non è semplice perché FM magari vince una partita 4-0 e quella dopo magari... Ok, quindi può essere considerata mai perché la voglio impostare io, quindi ci danno il vantaggio di giocare in casa, la Salernitana di Ventura, ok, classifica quindi Salernitana con due vittorie con Cittadella e Perugia, 6 punti per la Salernitana, ok, consigli tattici non ci interessano. Conferenza stampa, allora voler agire con una vittoria, molte occasioni di partite, ok, dai, Empoli Salernitana al Castellani, ragazzi, dai. Qui facciamo fare all'allenatore in seconda e andiamo avanti. L'anticipo di questa terza giornata è Spezia Livorno venerdì 30 agosto al Picco Spezia Livorno. Livorno che va a vincere 0-3 in trasferta e prende i suoi primi 3 punti stagionali. Lodiamo Cannavò. Ok, per l'allenamento. Bravo Cannavò. Poi quando ragazzi potremo fare un po' di mercato, ovviamente vedremo di migliorare la rosa anche con qualche prestito, anche perché soldi per il momento ne abbiamo pochi. Under 20 non ci interessa. Giurkowski ha recuperato, peccato che non è in forma partita. Allora, le altre partite della terza giornata di Serie B, allora, sabato 31 agosto, alle 15 abbiamo Cosenza-Ascoli, Empoli Salernitana, Perugia Crotone, Pescara Cremonese, Pisa Pordenone, Venezia Benevento e Virtus Entella Chievo Verona. Perfetto. Allora, noi abbiamo tutti disponibili, la Salernitana è disponibile Migliorini, Caro e Zicek, arbitra Simone Sozza al Castellani, allenatore del Salernitana è Ventura. Abbiamo 4 punti in 2 partite, loro 6 punti in 2 partite. Allora io direi di andare a cambiare un po' il centrocampo, di mettere Stulaz dal primo minuto a posto di Bairami. Ok, Frattesi lo confermiamo. E qui davanti io direi sì. Perché allora Bairami non lo può fare l'esterno offensivo, io direi di mettere sull'esterno a provare Fiammozzi, anche se non è in forma, comunque lo voglio provare. E magari Giurkowski lo prenderemo nella difesa, questo giovane polacco investito dalla Fiorentina. E io direi di andare così, ragazzi, per il momento. Quindi Empoli Salernitana al Castellani, terza giornata di Serie B, vediamo là di andare a vincere anche questa dopo la partita interna di Ventura. Allora, Empoli contro il nuovo impatto, Alza Romagna, Maglietta, Fiammozzi, Frattesi, Stulaz, Henderson, Cusimino, Mancuso e Lamantina. Risponderà per due Salernitana di Ventura con Micali, difesa a 3, Iaro Giusti, Erco, Curcio, Capezzi, Max dell'Empoli e Lombardi, invece Frattesi sono pari, Maestro e Pichine, e dopo Frattesi Cerci e Gallo. L'assistente, andiamo a fare la squadra, incoraggiamo, voglio la vittoria, dai. Dai, dai, dai. Un po' lo stile di apertura dello sloveno Henderson, Fiammozzi, non è che non si può fare,
apertura per Lombardi. Ah, abbiamo avuto la portatezza, la fa girare fine cerchi. Cosa se nel primo tempo vado a cambiare magari anche praticamente tutte le certe funzioni? Allora potrei inserire Zurkowski, proviamo Zurkowski al posto di Henderson. Dai, esordio di Zurkowski.
siamo a mettere più offensiva, ma più da difendere in cambio, dai, andiamo a togliere Mancuso e mettiamo Ciciretti, che non è proprio un esterno, che può giocare anche con Ciciretti, funziona, vado a inserire Morea a posto di Lamantia. Ah, ok, non abbiamo più sostituzioni, perfetto, come non ho detto, perché tutti noi, questo passato non sono capezzi con Capieri, Salernitano, non lo sfruttano, va indietro, Mitani, tanto sei un minuto, dai, freschi, thank you.
Cosenza. E vediamo i risultati. Allora, Cosenza, Ascoli 0-0, Empoli 1, Salernitana 2, Perugia batte Crotone 1-0, Pescara Cremonese 2-1, il Pordenone vince a Pisa, anzi viene sconfitto a Pisa 6-2, che batosta, Venezia 2, Benevento 4 e Virtus Entella Chievo Verona 3-2. Devono ancora giocare Frosinone, Trapani, Cittadella e Juve Stabia. Ok, siamo arrivati quindi alla vigilia della prossima partita di campionato contro la Juve Stabia, fuori casa, in trasferta. Invece c'è stata una brutta notizia perché si è fatto male Bandinelli, che sarà fuori fino a 5 settimane, quindi Bandinelli indisponibile. Questa non ci voleva. Quindi allora, contro la Juve Stabia, che è data a 3,20, noi siamo dati a 2. Abbiamo la classifica Juve Stabia che è terz'ultima con un punto in tre partite. Noi abbiamo fatto invece in tre partite 4 punti. Potevamo fare meglio, abbiamo, questa è la partita di riscatto, dobbiamo assolutamente fare 3 punti qui per forza, non ci sono scuse, dai. E quindi ok, andiamo questa partita con la Juve Stabia, conferenza stampa. Ok, ottima opportunità, la pausa non ci interessa, non mi sta preoccupando, perfetto. Io direi di confermare sempre quella formazione con le 3 punte, quindi anticipo è Ascoli Pescara, ok. E direi di curare quello schema con le 3 punte e vediamo come va questa volta. Allora, quindi Ascoli Pescara 2-1, lodiamo Cannavò, è quasi quasi una chance a Cannavò, ragazzi, e la direi anche che si sta facendo bene in allenamento. Quindi Juve Stabia Empoli, 17ª contro 8ª. Qui ha un altro infortunio per, non so chi sia, Perretta. Vabbè. Quindi allora, le altre partite sono di questa giornata, la quarta di Serie B: Benevento Pisa, Chievo Verona Venezia, Cremonese Perugia, Crotone Cittadella, Juve Stabia Empoli, Livorno Virtus Entella e Pordenone Cosenza. Ok, quindi Juve Stabia Empoli, stadio Romano Menti di Castellammare di Stabia, arbitra Minelli per le Juve Stabia indisponibile, Mastalli per l'Empoli indisponibile, Bandinelli, allenatore Fabio Caserta. Un gol in 3 partite per Forte, un gol in 2 partite per Ciciretti, le statistiche. Ok, quindi formazione. Io direi di giocare così. Tutino di schierarlo però, sì, attaccante, sì, seconda punta di attacco, e togliere Mancuso e schierare quindi Cannavò, che stava facendo bene, quindi Cannavò. Attaccante che pressa, no, mettiamolo anche lui seconda punta, attacco. Non direi di dare un turno di riposo a Frattesi, che ultimamente mi sembra in calo. Metto Bairami, Henderson, e qua metto quasi quasi do spazio a Ricci, che tanto che non gioca, direi di confermare gli stessi. Anzi, voglio togliere. Sì, va bene, confermiamo gli stessi, tanto dietro per il momento va bene così. Andiamo a giocare. Ok, Bandinelli lo togliamo, mettiamo Pinna. Quindi andiamo a giocare, quindi questo Juve Stabia Empoli, quarta giornata di Serie B, abbiamo 3 punti, una vittoria, un pareggio, una sconfitta, quindi 3 partite. Allora, Juve Stabia Empoli, stadio Romeo Menti, l'università con prove dell'importa un ex dell'Empoli, poi Ricci, Prost, Tonucci di Chiello, Addai, Buchele con un ex e Calogero Catanco, gli stadi sono Di Filippo e Di Mariano di punta forte, l'Empoli risponde con Brignelli in porta difesa, Valcovez, Romagnoli, Maglietti, Chiamazzi, Henderson, Ricci e Bairami, tutti di Mariano, Manucchi a Cannavò, in fedia con Mancuso in partita. Quindi andiamo a dare le istruzioni, perfetto, mi aspetto la vittoria senza dubbio, quindi andiamo a giocarci, ragazzi, in Juve Stabia e poi quarta giornata di Serie B, dai! Non ci sono scuse, ragazzi, terz'ultima la Juve Stabia, attenzione, attacca!
Henderson subito, giallo per Giacomo Ricci della Juve Stabia, attenzione, punta in incoraggiare, fa incoraggiamo subito. Decimo minuto, non si può fare la Juve Stabia, si ammazza il recupero, andrà in anni, Ricci, bella, anche Ricci, fuori condizione, quindi andiamo a mettere Stulaz al posto di Samuele Ricci al 27esimo, primo cambio. Andiamo a domandare, domanda se non funziona per quello che fa Mozzi che non ce la fa più, andiamo a mettere Gazzola che è anche fuori fuori Mozzi, giallo per Bairani 60esimo minuto,
che abbiamo fatto 4 tiri in porta, ragazzi, 0 gol, loro 5 tiri, 2 gol. 70esimo, non succede niente, ultima posizione. Cambio, andiamo a togliere la mantia, mettiamo Mancuso. Ah, non è che non avevamo già più cambio, perfetto, molto offensiva, domanda di più. 77esimo, va Scula, scatto di punizioni, e c'è due di risultati. Allora, Benevento Pisa 1-0, Chievo Verona Venezia 2-1, Cremonese Perugia 0-1, Crotone Cittadella 1-1, Juve Stabia Empoli 4-2, Livorno Virtus Entella 2-1 e Pordenone Cosenza 0-0. Ok, conferenza.
La Fiat non voglio più parlarne, staremo a vedere, non intendo sbilanciarmi, non voglio parlare di mercato, ok. Quindi vediamo la classifica allora. Dopo 4 partite, Ascoli e Benevento 10 punti, Salernitana 9, Perugia, Frosinone, Crotone 7, 6 per Livorno, Pescara ed Entella, 5 per Ribestara, 4 per Pisa, Empoli, Chievo, 3 per Trapani, Cittadella, Venezia, Cosenza, 2 per Cremonese, Pordenone, 1 per Lo Spezia. E quindi niente ragazzi, e per questo punto direi che possiamo terminare qua questo episodio su FM 2020 con l'Empoli. E se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commentate sotto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!